Ben trovati, oggi è venerdì 13 e noi proseguiamo con l'ultimo appuntamento della settimana con Oltre la Notizia. Ciao Saro. Ciao Palmira, ciao a tutti. A te non ti impressionano le date, venerdì Ma no, ci 13? sono tante altre cose che non mi impressionano, neanche le date. E invece io sono stata abbastanza impressionata dall'intervista che ho seguito ieri sera su RTP nella trasmissione Oltre il TG, da non confondere con la nostra Oltre la Notizia, Assolutamente. dove praticamente abbiamo assistito ad un pezzo di storia della nostra città, della nostra TV, penso della storia delle interviste in generale, perché c'erano Orazio Raffa e il direttore Calarco, che hanno affrontato il tema del giorno, ovvero i 60 anni della Gazzetta del Sud e la contemporanea decisione di Calarco di lasciare la direzione del giornale, affidandola ad una persona di cui adesso diremo il nome, giacché non è stato fatto ieri sera perché pare si stiano aspettando di ufficializzare in maniera tecnica le carte, però lo stesso Calarco ha ribadito che la delibera è stata fatta, oggi 109 dice anche il nome, si tratta di Alessandro Nosa Stefano che quindi dal 1º maggio firmerà il giornale al posto di Calarco. Ora, non sappiamo quanto questo cambierà il corso della storia del giornale, però possiamo sicuramente fare anche alcune piccole riflessioni, viste anche l'intervista che abbiamo seguito ieri sera e che merita comunque qualche battuta di approfondimento. Tu intanto l'hai vista? No, mi dispiace, ma non sono riuscito a vederla. Che ti sei perso, Saro? Sì, mi stavo divertendo da un'altra parte. Credo comunque che ve la riproporremo, magari nel nostro frullatore, insomma, perché è davvero da non perdere. Ovviamente si è parlato di tutto tranne che di giornalismo, cioè del senso, diciamo, dell'importanza giornalistica del giornale nella città, ben poco. Però abbiamo anche scoperto e saputo di alcune coincidenze, per esempio che tutta diciamo, la vita e la carriera di Nino Calarco ha avuto delle tappe fondamentali in degli anni bisestili. Lui è nato nel 1932, il giornale è nato in un anno bisestile e quest'anno che è un anno bisestile lui ha deciso insomma, di fare altro, che poi non si sposterà molto perché sappiamo che diventerà presidente della fondazione, per cui comunque insomma, Rimane lì, rimarrà rimane lì. lì ovviamente. E tra le cose che sono state dette ieri, che appunto qua ti volevo riproporre perché tu in un certo senso sei una delle memorie storiche della città, hai una grande memoria e ti È una ricordi grande età, anche. purtroppo. Dai, non essere. Però, per esempio, si è parlato ieri dell'acqua, sostenendo che appunto grazie all'intervento diretto della Gazzetta si era riusciti a insomma, chiudere questo dramma che vivevano i messinesi fino agli anni 80 con appunto il subentro degli acquedotti prima dell'Alcantara e poi di Fiume Freddo. Credo che noi di questa cosa avevamo anche parlato, però con un'altra versione, quindi volevo un po' confrontarle le due Ma la versioni. versione è quella che io ho già dato perché ho vissuto quel periodo in quanto scrivevo su un settimanale che era Il Soldo e all'epoca in quel settimanale ci battemmo molto contro quella soluzione, cioè la soluzione dell'Alcantara e del Fiume Freddo, che era stata invece molto sponsorizzata dalla Gazzetta del Sud e soprattutto dal direttore Calarco. Perché? Ma per un motivo molto semplice, perché secondo noi l'acquedotto era un acquedotto che sarebbe costato moltissimo e invece ci potevano essere delle soluzioni alternative recuperando l'acqua necessaria ai messinesi nella provincia di Messina, anche addirittura nel capoluogo a Messina stessa, perché tutti quanti hanno sostenuto sempre, all'epoca c'era molta gente che scientificamente lo portava avanti, che Messina è ricchissima d'acqua e sarebbe bastato fare delle ricerche opportune per, come dire, utilizzare quest'acqua messinese. Mentre il costo, dell'acquedotto Fiume Freddo ed Alcantara era stato un costo proibitivo e che alla luce di quello che sta succedendo oggi è ancora più proibitivo perché una settimana sì e un'altra no, quell'acquedotto subisce dei danni grandissimi e di una lontananza, come dire, siderale, perché addirittura arriva appunto a Fiume Freddo, provincia di Catania, ci sono dei costi di pompaggio, insomma di manutenzione, chiamiamola generalmente, che secondo noi è proibitiva. Poi di questo nessuno fa i conti, non ci sono inchieste giornalistiche per cui dice quest'acqua al litro, al metro cubo costa tanto, eccetera. Però
Noi con un certo coraggio, noi dico il soldo di allora di Aurelio Samperi, di Pirrone, eccetera, ci siamo battuti dell'ingegnere Valore, ci siamo battuti perché quella era una soluzione per noi sbagliata. Questa cosa, come credo di aver detto anche altre volte, è costata addirittura diciamo, la continuazione della gestione del giornale Il Soldo. Perché poi da allora Aurelio Samperi, per ironia della sorte, Il Soldo veniva stampato alla tipografia Samperi che c'è tuttora, che era di proprietaria della Gazzetta del Sud, come proprietaria attuale della SES, insomma, di Bonino. E quindi queste, come dire, le cose strane che succedono a Messina. E praticamente poi Samperi, a seguito di alcune vicende, eccetera, fu costretto a cedere la testata, che comprarono altri e che stravolsero totalmente quello che era un giornale molto, come dire, competitivo, molto battagliero. Fatto tutto volontaristicamente, nessuno percepivamo soldi, il giornale veniva stampato da Enrico Palino soprattutto e da Aurelio Samperi che era il proprietario della tipografia gratuitamente, cioè loro dopo gli orari di lavoro normali della tipografia di notte stampavano il giornale. Poi c'è stato anche un direttore che è intervenuto pure dopo che lo ha completamente portato alla distruzione e quindi è iniziato una, come dire, parabola discendente con tutte le altre vicende. Oggi c'è una testata soldo, ma che non ha nulla a che vedere con quella Comunque, di in questo allora. momento è una testata telematica. Allora, tra gli altri argomenti e tra le altre domande del giornalista Raffa, ha chiesto a Calarco qual era il sindaco, insomma, nei suoi 80 anni comunque di presenza in città, il sindaco che era più legato, il miglior sindaco per lui, che comunque ricordiamo è un direttore che in Italia è uno di quei direttori più longevi, 44 anni Non mi dire che ha detto Buzzanca. No, 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 Attuale. anzi, lui ha avuto a che ridire con i politici moderni. No, ma guarda che secondo me avrei qualcosa da dire anche su questa risposta, perché lui ha detto Merlino. Ovviamente non parlando del sacco della città, ma perché Merlino è stato colui che ha dato la possibilità di impiantare lo stabilimento della Gazzetta in quella che poi sarebbe diventata Via Bonino. E su questo apro anche un'altra piccola parentesi, perché Calarco ci ha tenuto a sottolineare che in barba ad ogni direttiva nazionale che prevede di poter diciamo, dare il nome di una via dopo 10 anni dalla morte di una persona, Calarco è riuscito a soli 2 giorni dalla morte di Bonino a far passare la delibera in consiglio comunale per avere appunto Una corsia la. molto preferenziale. Però lui l'ha ribadito come appunto si fa in questi casi, bisogna anche far capire Sì, il tipo di potere che si esatto, ha, no? loro stessi pure oggi nell'editoriale di Lino Morgante ribadiscono questo concetto della Gazzetta del Sud che secondo me è in antitesi col giornalismo. Il concetto è quello di corazzata Gazzetta del Sud. Cioè, dal mio punto di vista un giornale non deve essere una corazzata nel senso di gestione del potere e per gestire il potere bisogna per forza avvicinarsi agli altri poteri. Il giornalismo tradizionale, anglosassone, tradizionale nel Di senso di anglosassone. anglosassone, è un giornalismo che dovrebbe, come dire, fare le pulci al potere, non essere vicino contiguo al potere. Volevo risponderti al discorso di Merlino. Io su questo sono d'accordo con Calarco. Sono d'accordo con Calarco, io voglio dire politicamente, da tutti i punti di vista, sono ovviamente molto lontano al partito che era di Merlino, c'è cioè la Democrazia Cristiana, eccetera. Però rispetto a tutti i sindaci che ha avuto Messina da Merlino in poi, pensate, abbiamo avuto Andò, che è stato un disastro, abbiamo avuto Bonsignore, non ne parliamo, abbiamo avuto Leonardo, abbiamo avuto quello che abbiamo adesso e voglio dire, davanti a questo scenario Merlino era un gigante, perché Merlino almeno intanto era un ingegnere vero, non un ingegnere finto, e che conosceva le problematiche. Poi io della vicenda della sindacatura di Merlino, col quale Gullotti si è scontrato fortissimamente, cioè Merlino è stato costretto a cedere molto del suo potere e poi andare sostanzialmente in disgrazia. Ricordiamoci che Merlino è stato pure arrestato, uno dei pochi politici addirittura che è andato in carcere, in galera.
perché si è scontrato con Gullotti dello stesso partito. E uno dei motivi di scontro, io lo ricordo sempre quando ne ho l'occasione, questa mi sembra l'occasione giusta, si scontrò con Gullotti, che da lì nacque la grande, il grande scontro e scissione, perché Merlino, e c'era assessore l'ingegnere Valore, quello che prima dicevo collaborava con il Soldo, e come assessore Valore aveva sostanzialmente liberalizzato il traghettamento. Cioè Valore da radicale, repubblicano, liberale, perché questi erano stati i suoi partiti, diciamo, di appartenenza, aveva dato una concessione ad una società che aveva chiesto di traghettare sullo stretto di Messina e gli aveva dato la possibilità di traghettare. Questa cosa ovviamente scatenò le ire di Gullotti, perché Gullotti aveva la sua società che era la Turist, appunto, e quindi pretese da Merlino le dimissioni dell'ingegnere Valore, e lì entrò in grande conflitto con Merlino. L'ingegnere Valore poi pagò ancora di più, perché l'ingegnere Valore era pure un imprenditore, è stato colui il quale ha realizzato dove doveva nascere il pilone del ponte a Ganzire, Punta Faro, quel locale bellissimo che poi è stato abbandonato, aveva fatto tante belle iniziative, eccetera, e da allora tutta la sua attività imprenditoriale ha subito delle grandissime conseguenze a seguito di questo atto, che dovrebbe essere un atto, come dire, semplice dal punto di vista sia della cosa pubblica sia, diciamo, della libertà di impresa, di concedere ad altri il traghettamento. Ecco, questa da lì, come dire, bisognerebbe studiare la storia di questa città, perché, come dire, chi tocca i fili muore. Che Calarco abbia detto che Merlino sia stato, come dire, uno dei migliori sindaci, credo si riferisse anche a questo, anche se poi forse non lo so, non lo ammetterà mai. Però siccome anche Calarco voleva in qualche modo tenere le distanze, perché poi Calarco, tutta la vicenda di Calarco, Calarco senatore, e Calarco poi quando è stato, come dire, gli è stato impedito di ripresentarsi, perché voi pensate, il direttore della Gazzetta del Sud, 5 anni di senatore, si ripresenta alle elezioni e viene sostanzialmente affondato. Questo affondamento è stato fatto, voluto, dentro la Democrazia Cristiana che era in mano a Gullotti, perché Gullotti non poteva pensare che ci fosse una forza tale a Messina che potesse in qualche modo ostacolare i suoi disegni. E Calarco, nella sua ibridità, diciamo, dal punto di vista politico, giornalistico, eccetera, rappresentava un'anomalia, e come tutte le anomalie andava combattuto. Corsi e ricorsi della storia, perché, diciamo, questa strategia gullottiana si è poi ripetuta nel corso del tempo con le nuove generazioni, perché quell'area di potere rappresentata dai traghettatori e quindi da tutta l'area Franza aveva cercato alla fine degli anni 90 di entrare nel circuito dell'informazione con Antenna dello Stretto, e poi attraverso Antenna dello Stretto, che adesso si trova comunque negli stessi locali, diciamo, della Gazzetta del Sud, e che fa parte del circuito Gazzetta del Sud RTP, aveva appunto cercato di ottenere una parte nel potere mediatico, cosa che poi non è andata in porto. E credo che anche oggi i risultati di queste nuove decisioni, per esempio il direttore Notar Stefano e non, come era magari ipotizzabile, Lino Morgante, rappresenta il continuum di una scelta che vede in due fronti diversi questi stessi poteri che tuttora comunque gestiscono alla fine la città. Sì, dico, ci sono, come abbiamo già detto, varie fasi nella Gazzetta del Sud. Bonino, diciamo, prima ha iniziato sposando Napoleo, che rappresentava un potere economico, eccetera. Negli anni tutto questo, da un lato i vecchi poteri economici diminuivano, dall'altro nasceva questo gruppo che era appunto la Turist, perché parliamo del 68, perché prima c'era il potere politico di Gullotti, ma il potere economico ancora non era così evidente e così palese. Quando è nata la Turist per volere di Gullotti, e quindi poi Gullotti, Genovese, eccetera, praticamente si è cominciato da allora, dal 68, ad avere un confronto tra questo potere economico che aumentava a dismisura e un potere come la Gazzetta del Sud, che non aveva mai accettato di venire a patti con altri poteri economici.
Infatti, se noi andiamo un attimo indietro, quando c'è stato il discorso con i socialisti di Capria, che prima erano la grande opposizione, poi attraverso il cambiamento della società che gestiva gli autobus privati è diventata municipalizzata, i socialisti sono stati alfieri di questa lotta, c'è stato uno scontro con la Gazzetta. Dopodiché, però, tutto si è andato ricomponendo. I socialisti di Capri avevano anche loro dietro un forte, come dire, gruppo economico che era rappresentato dai Cuzzo Crea, quindi andavano già a consolidarsi delle cose che poi si sono alleati i socialisti e Cuzzo Crea con l'altro potere economico che era quello di Astone, Gullotti, eccetera. La Gazzetta del Sud voleva sempre essere al di sopra di tutto questo, non voleva essere schiacciata da questo potere economico. Quindi è chiaro che anche oggi, man mano che ci saranno i prossimi cambiamenti dal direttore responsabile agli assetti della proprietà, che è una cosa un po' anomala, nel senso che la fondazione, c'è il discorso del centro neuralese, dico, il discorso è un poco da fare meglio, andrebbe fatto meglio Sì, nel poi dettaglio. magari potremmo approfondire perché credo che sia interessante perché molti non conoscono tutti i legami Bene, poi esattamente. dei poteri anche O chi li conosce universitario. non ne discute. E Certo. quindi è chiaro che adesso, come assetti dal punto di vista di direttore responsabile, di gestione reale della Gazzetta del Sud, eccetera, sarà molto importante vedere come il potere economico, quindi i traghettatori, Franza al primo posto, e tutti gli altri che compongono i vari poteri di queste città economici, anche dal Contres, anche altri, perché dico, le 4-5 famiglie che gestiscono il money, la moneta in questa città sono quelle, e quindi bisogna vedere come si rapporteranno e si confronteranno con la Gazzetta del Sud. È chiaro, è stato chiaro in questi anni, anche nella vicenda del secondo approdo, qual è stata la funzione, per esempio, del responsabile della cronaca di Messina rispetto alla realizzazione di quell'approdo, perché mentre, questa è una cosa che voglio dire personalmente mi appartiene in un certo senso, mentre molti non eravamo convinti di quella soluzione e di come andavano avanti i lavori, quei lavori e quell'approdo è stato fino a ieri, fino a oggi, fino a domani, spacciato come la soluzione dei problemi. Sono passati 12 anni e ci siamo accorti che non era la soluzione. Quindi da questo poi si misura il rapporto dell'informazione con il rapporto con il potere economico. Beh, diciamo che ovviamente quanto sia importante la comunicazione nella gestione sociale ed economica di una città non l'abbiamo scoperto noi, credo che già nel 50, anzi ancora prima, con l'EAR qualcuno ci avesse pensato anche con l'Istituto Luce. Però fortunatamente, Saro, adesso c'è internet, noi non siamo schiavi della distribuzione. Quindi nessuno deve distribuirci, chiunque può cliccare, perché questo è anche uno dei poteri su cui si fonda il monopolio della Gazzetta del Sud, tant'è che in questa città, per esempio, non c'è il dorso della Repubblica, non c'è il dorso di Repubblica, perché evidentemente un altro dei grandi poteri è quello di avere la possibilità di stampare in maniera appunto unica, Autonoma. autonoma. Altro fatto, come dicevamo, la distribuzione. Sicuramente anche la Gazzetta, così come tutti gli altri quotidiani in Italia, dovrà affrontare le novità, ovvero la comunicazione e l'informazione che passa attraverso altri canali, come per esempio quello di Per internet. questo Morgante nell'editoriale di oggi diceva che la Gazzetta sarà lanciata ad essere una testata multimediale, proprio perché evidentemente anche loro si rendono conto che non basta, diciamo, la carta più stampata, ma bisogna entrare e sgomitare anche nella rete. Va bene, siccome noi siamo il primo network multimediale, allora la Gazzetta, caro Saro, sarà il secondo. Va bene, dai, stiamo scherzando. Alla fine comunque Calarco è un pezzo della nostra storia. Noi Calarco sicuramente. ci vediamo la prossima settimana. A dopo.